Una volta si diceva la musica elettronica è la musica del futuro, ma lo si diceva con questa voce: la musica elettronica è la musica del futuro, perché viene dagli anni 50 la musica elettronica. Per capirci, è quella fatta con oscillatori, sequencer, sintetizzatori, drum machine, campionatori e oggi un sacco di software dedicato. Oggi la musica elettronica, la musica di sintesi è ovunque, è in tutta la musica che ascoltiamo, e allora è interessante chiedersi come sarà la musica del futuro. Abbiamo pensato di chiederlo a un uomo che ha fatto la storia del pop e del synth pop italiano con i Mattia Bazar. Lo abbiamo trovato al pianoforte, lui è Mauro Sabbione. Musica elettronica è un bel tema, diciamo, da 50-60 anni a questa parte. All'epoca, prima dell'utilizzo commerciale, era fruita soltanto da persone che arrivavano ovviamente dagli ambienti accademici, quindi dai dodecafonici, dai musicisti classici, ed era vista come una chimera, come un insieme di suoni senza senso. Poi è diventata fruibile da tutti grazie a una serie di strumenti come quello che vedete alle mie spalle, che hanno contribuito non solo a stendere la conoscenza e l'utilizzo di questi suoni, ma anche a conoscerne la posizione. E questo ha aperto una serie di mondi immaginari molto molto ampi. Racconto subito una cosa molto carina: negli anni 70 si diceva che la musica elettronica sarebbe stata la musica del futuro, cioè immaginatevi in un supermercato oggi sentire dei suoni tipo la gente impazzirebbe, non comprerebbe più le cose che deve comprare. Invece ci sono dei grandi ritorni sulle cose che all'apparenza sembravano decadute, quindi strumenti elettronici di un certo tipo, suoni di un certo tipo, musicisti di un certo tipo. E la musica elettronica quindi è in sostanza il mattone che crea delle costruzioni più complesse che oggi, con l'avvento del digitale, delle macchine che abbiamo, possiamo veramente governare a 360 gradi. Come è cambiata la musica elettronica negli anni? Nella musica elettronica 30-40 anni fa era molto pionieristica. Faccio un esempio pratico: per ottenere un suono di una mosca che si spiaccica sopra un vetro, utile magari in una sequenza cinematografica, bisognava riprodurre la forma d'onda di una vera mosca che si spiaccicava su un vero vetro, per cui riprodurla con un mezzo che consentisse di disegnare una forma d'onda, e usciva fuori questo suono. Oggi, grazie a una serie di database enormi, abbiamo già questi suoni, non solo lo stesso suono, ma abbiamo anche una serie di suoni, diciamo, relativi, con i quali uno può creare immediatamente non solo una mosca, ma un moscone, magari un tre mosche fuse insieme che non esistono ancora in natura, esisteranno fra 100 anni. Cioè, il mio senso è quello di dire: i mattoni della musica elettronica sono diventati dei pilastri, delle colonne, dei pannelli con i quali si può creare un'architettura sonora molto molto ampia. Uno dei passi molto importanti è stata la campionatura. Il campionamento è la possibilità di non solo di acquisire un suono, ma di poterlo modulare e usare come si vuole, su una tastiera, su un altro strumento. Di conseguenza, riprodurre non solo un suono: se io registro un cane che abbaia, posso farlo diventare un chihuahua o posso farlo diventare un San Bernardo. E questo basico, però nella realtà dei fatti è molto importante avere la possibilità di gestire suoni digitalmente. Che spazio c'è per la creatività dell'artista nella musica elettronica? La creatività nella musica elettronica da parte dei musicisti che la utilizzano è ovviamente legata alla narrativa dei musicisti che la utilizzano. Se noi prendiamo Stockhausen, negli anni 70, 60 faceva delle cose all'apparenza incomprensibili. Adesso potrebbero essere la colonna sonora di un film d'ambiente. Il musicista crea in realtà una sua idea e poi magari cerca i mezzi per poterla attuare. Io credo che ci siano persone che sono andate molto più avanti di quello che le macchine potessero permettere ed altre che invece si sono semplicemente sedute. Posso fare un esempio molto, molto simpatico: va bene, negli anni 80, quando uscirono appunto i primi campioni, la possibilità di avere dei violini, delle trombe, degli strumenti che erano anche complessi da suonare e da studiare, tutti facevano queste cose, dai Pink Floyd fino all'ultimo gruppo
di ragazzi sconosciuti. In realtà bisognava capire come introdurre questi suoni, e per capirlo bisognava studiare come la forma della composizione, dell'arrangiamento, come si studiava nella storia della musica dall'inizio dei tempi. Quindi, morale, se io ho una sezione intera di violini ma non so come metterla giù, in realtà creo un problema sonoro. Faccio anche un altro esempio molto carino, il Mellotron, che fu un primo campionatore storico della musica, usato nel Progressive dei Genesis, dei King Crimson, eccetera, non era altro che un campionatore a nastro che riproduceva i suoni degli strumenti veri. Il sindacato inglese si oppose negli anni 70 a questo e fece causa, perché aveva paura che avrebbe perso il lavoro e che molti musicisti avrebbero perso il lavoro per questo, e di fatto aveva ragione, perché molti non utilizzarono più i musicisti dal vivo, ma utilizzarono questo e la musica elettronica in generale. E quindi io credo il pubblico sarà sempre più eccitato dall'arrivo di queste, non dimentichiamo, non solo la musica ma anche le immagini e anche gli odori, perché tra l'altro anche gli odori prima o poi entreranno nella multimedialità, sempre per creare le forme interessanti, divertenti e nuove, soprattutto nello spettacolo, ecco.